Benvenuti ragazzi ancora una volta sul mio canale Flash Fight. Siamo qui sul 19° episodio. 19° o 20°, non mi ricordo. Perché sto registrando ripetizione, ragazzi. Ci siamo lasciati qui, in questo posto qui, dove nello scorso episodio, purtroppo, ragazzi, non sono riuscito a farvi vedere tutto quello che avevo intenzione di farvi vedere. Comunque, cercherò più di non fare queste stronzate e spero che qualcosina sia stata utile. Allora, io mi ricordo che all'inizio dello scorso episodio c'era un forziere qui all'interno di quest'area, un altro forziere. A parte quello che abbiamo aperto nella nord, di cui ce n'è un altro nel planetario, sì. Dobbiamo sicuramente uscire di qui. Non so se ho ancora la chiave che abbiamo trovato, eh. Non so nemmeno se l'ho aperto, non mi ricordo, cazzo. Comunque mi sa di no. Dobbiamo ritornare nel planetario. Porca puttana però, che casino. Mi ricordavo che qua ragazzi c'era un sacco di roba e purtroppo mi sto incervellando un po' troppo qui. Allora, dove cazzo è il forziere? Di qua forse? No. Allora, questi, come vi avevo già detto, li abbiamo già aperti. Eccolo qua. No, questo non ce lo fa aprire, attenzione. Non ce lo fa aprire. Nelle cantine, ragazzi, c'è anche una porta. Appena si entra nelle cantine c'è anche una porta sulla sinistra, che devo cercare di capire come si apre, perché è l'unica cosa che mi manca all'interno delle cantine. Qui, ragazzi, manca solo un forziere che non possiamo aprire. E se vi ricordate anche il forziere del fabbro, quello lì dove c'era il portale, anche quello lì ci manca. Perfetto, perfetto, direi che possiamo andare, guarda, possiamo andare di qua. Possiamo uscire dal planetario. Volevo solo controllare se in realtà potevo aprire quel forziere, ma serve una chiave del planetario, purtroppo. Quindi scendiamo di qui. Ok, andiamo di qua. Ecco qui che incontriamo una bestia, ragazzi, velenosa, abbastanza tosta. Allora, abbiamo accumulato 11.000 punti esperienza. Io direi di fare un livello agilità. Vediamo un po' se abbiamo qualcos'altro. Scusate.
Sì. Vabbè, ma su caratteristica, vai. Allora, vediamo un po' come ce la caviamo con questo tipo. Ecco. È pericolosissimo questo qui, cazzo. Cazzo. Falli male, dai. Sì. Alla fine scoppia come il mago, però scoppia di veleno. E vi avvelena se vi prende. Ok, non ha droppato un cazzo. Va bene. Di qui, se vi ricordate bene, dove abbiamo affrontato il primo boss. Ok, ci ha dato anche un po' di esperienza. Perfetto. Ok ragazzi, sconfiggendo quella bestia e avvicinandovi al guardiano, vi ringrazierà e vi darà 7000 punti EXP. Molto comodi, direi. Ok, di qua possiamo uscire. Possiamo andare via di qua. E possiamo andare direttamente verso la sala delle menzogne, che per arrivare nella sala delle menzogne dobbiamo attraversare il portale, ragazzi. Quindi dobbiamo andare di nuovo nel sentiero, attraversarlo e liberare il portale, dove prima era bloccato. Ok, di questo ce ne freghiamo. Thank you.
Ha droppato. Sei una sigillata piccola che... Non mi stanno sapendo un cazzo. Ne sto occupando così tante, guarda che... Non so che farmene. Ah, abbiamo un bel po' di esperienza. Vai. Ok. In questa delle menzogne, ragazzi, ci sono due segreti che si possono ottenere. Quest'arma a cui vi ho detto negli scorsi episodi, ovvero la bacchetta di fulmine, molto utile, molto potente anche. Qui ci segna il percorso da fare per arrivare contro il prossimo boss di questo video, ovvero il guardiano. Perfetto. Dove vi spiegherò anche come si può ottenere l'arma del boss nella versione leggendaria. Allora, piccola chiave anticamera occidentale. Vi ricordate, ragazzi, questa chiave? Cioè, vi ricordate che questi qui ogni tanto droppano delle chiavi? Questa chiave sembra entrare perfettamente nella porta di una prigione. Piccola chiave dell'anticamera occidentale. Ok. Vi ricordate che all'interno di questa anticamera c'era una porta che non si poteva aprire? Forse era l'unica. La apriremo proprio fra pochi istanti. Allora, c'è il tipo. Ok, bene. Ora no. Ah, maledetto marciapiede. Cazzo. Di scale. Ora si può attaccare? No, ancora elettrizzato. Un po' il cazzo. Ho resistenza a magia, beh, non mi fai un cazzo con quelle. No, no.
non ha droppato niente. Qui c'è il fabbro. Vabbè. Evita il mostro nell'arena. Allora, occidentale, ragazzi, occidentale. Orientale. Occidentale. Ecco la porta. E qui c'è un forziere. Leggenda eterna, leggenda eterna. Fardello, spada intastata. Fardello. Eccola qua. Non è male, eh? Un'arma fisica. Ah, fa schifo però, perché una spada intastata di estetica non è che mi piace tantissimo, eh? Vabbè. Non la possiamo nemmeno utilizzare. Il codice vorrei provare ad utilizzarlo, l'ho provata per molte volte, ma non abbiamo due punti forza. Rimango fedele alla bacchetta. Allora. Di qua, ragazzi, possiamo andare via. Era l'unica porta. Mi ricordo che c'era un forziere bloccato. Però non abbiamo la chiave. No. Magari ci ritorneremo in queste camere. Per sicurezza. Ok, ragazzi, siamo di fronte al boss. Il guardiano. Vediamo un po' se abbiamo un po' di esperienza da spendere. Purtroppo niente. Ok, buttiamoci contro il boss e vediamo un po' come va. Allora, ragazzi, per... Ecco, cazzo che fa male questo. Per ottenere l'arma di questo boss nella versione leggendaria, ragazzi, dovete sconfiggere il boss. Senza far cadere con lo scudo quel... Oh cazzo. Ok. Vedete quelle torce di fuoco in mezzo all'arena? Se voi le colpite con lo scudo, quelle torce cadono per terra, ce le fate cadere. E no, lui non potrà utilizzare più quelle saette di fuoco che usa, che ho usato verso l'inizio. Quindi dovete affrontarlo così com'è, ragazzi. Entrate e lo affrontate. Lasciate perdere quelle torce, perché se le fate cadere tutte, lui sì, non potrà utilizzare quel suo attacco che ha appena fatto. Ok. Però non vi darà l'arma, ragazzi. È molto forte questo cazzo di boss, ragazzi, quindi è molto veloce. Cercate di star lì più lontano possibile. E
E ho utilizzato ovviamente un set leggero. Ora. No. Cazzo, gli faccio pochissimo però, eh. Vai! Preso! Cazzo! Ah. Preso. Ok. Mortacci tua. No, ma dai!
Ragazzi, è una cosa assurda, no. Cioè, avete visto, porca puttana. Meno male che non me la fa affrontare per la seconda volta, cazzo. Che bastardo. Cioè, praticamente gli l'ho ammazzata nel momento in cui lui stava caricando queste torce. Praticamente è morto. Quelle torce stavano già attive e praticamente mi ha colpito con l'attacco quando è morto. Vabbè. Il drop è ancora qui. Vediamo un po' se è leggendario. Ovviamente. Fakiro, la spada, l'arma del boss nella versione leggendaria. Vediamo un po' dov'è. Eccola qua. Fakiro è un pugnale leggendario e dice la maggior parte dei danni è da fuoco. Ecco perché comunque li facevamo poco con la bacchetta. Requisito agilità 23, quindi meno 30 abbiamo per il requisito agilità, quindi arriva a 33. Anche se le spade sono simili, si dice siano state forgiate da due fabbri diversi. Entrambi abili, si odiavano a vicenda. Ok ragazzi, come avete visto è molto semplice, come ottenere l'arma da questo boss. Non dovete andare nell'arena, perché queste qui si possono far cadere. Ricordo come si fa, cazzo. Mi sa che con lo scudo a torre bisogna farlo, non lo so. Comunque quando sono attive si possono far cadere queste torce qui per terra, in modo tale che lui non possa fare quell'attacco lì che avete visto. Che avete visto su quelle quattro saette che si concentrano. No, vabbè, su tutte, non so quante sono. 3, 6, 6 calici. Quindi non dovete farli cadere nemmeno. Non dovete farli cadere nemmeno un calice, altrimenti l'arma leggendaria non la otterrete. Quindi, ragazzi, ci vediamo alla prossima su Lord of the Fallen.